una grande disgregazione sociale. I contadini, che costituiscono la grande maggioranza della sua popolazione, non hanno nessuna coesione tra loro. Anzi, il contadino meridionale è legato al grande proprietario terriero per tramite dell'intellettuale. Si realizza così un mostruoso blocco agrario che nel suo complesso funziona da intermediario e da sorvegliante del capitalismo settentrionale delle grandi banche. Il proletariato distruggerà il blocco agrario meridionale nella misura in cui riuscirà, attraverso il suo partito, ad organizzare in formazioni autonome e indipendenti sempre più notevoli masse di contadini poveri. Mi pare esauriente. Se poi ci sono delle aperture sul contemporaneo, ci dirai tu. Grazie. Beh, anzitutto lasciatemi dire che ho molto apprezzato e meditato il libro di Tullio, Il gruppo Gramsci, sulla vicenda di questo gruppo napoletano che ha in qualche misura metabolizzato e ripensato Gramsci all'ombra, potremmo dire, del Partito Comunista Italiano e in conflitto aperto con esso, come mostra molto bene Tullio nella sua ricostruzione puntuale della vicenda. E il libro mi ha fatto riflettere essenzialmente su un aspetto della riflessione di Gramsci, essenzialmente sul fatto che stare con Gramsci significa stare contro, far valere quello che Gramsci stesso nei Quaderni del carcere chiama lo spirito di scissione, che è uno spirito di scissione chiaramente esercitato contro il blocco egemonico, quello capitalistico, rispetto al quale Gramsci non fa alcuna concessione, ma poi significa anche essere contro rispetto al quadro dominante all'interno del partito, perché è vero che in qualche misura il gramscianesimo nel secondo Novecento si è istituito a mo' di religione, dando vita poi anche a una vera e propria agiografia culminante nell'odierno dibattito sull'esigenza di fare monumenti in nome di Gramsci. Però tuttavia Gramsci è essenzialmente uno sconfitto non solo perché la sua vicenda, come tutti sanno, si esaurisce con la propria sconfitta filosofico-politica e biografica anche. Gramsci muore essenzialmente, non dico nelle carceri, ma dopo, poco dopo, non riesce mai a superare, diciamo, la vicenda carceraria, ma poi anche perché in qualche misura la sua vicenda politica è la vicenda di uno sconfitto. Vi è a questo proposito un'intera bibliografia dedicata al problema di come in qualche misura Gramsci sia stato condannato al carcere non soltanto dal regime fascista che l'ha tenuto lì fino alla fine fondamentalmente, ma anche dai suoi stessi compagni di partito. C'è la famosa lettera Grieco in cui Gramsci, contro la quale Gramsci essenzialmente acquista consapevolezza che qualcuno all'interno del suo stesso partito aveva interesse a che lui rimanesse in carcere. Questo è un punto fondamentale. Gramsci nelle sue lettere parla di un doppio carcere, quello fisico materiale e poi quello degli affetti da cui era allontanato, e per tutta la vita carceraria Gramsci nutre il forte sospetto che qualcuno all'interno del suo stesso partito avesse interesse a che egli rimanesse in carcere. Essenzialmente la leadership, si direbbe oggi, di Gramsci, l'egemonia culturale di Gramsci e politica non era ben vista perché, data la grandezza del personaggio, offuscava altri personaggi minori che poi, come sappiamo, hanno preso il sopravvento e hanno tratto beneficio dalla posizione vinta di Gramsci, essenzialmente. Gramsci lo dice nelle sue lettere, Gramsci è preoccupato dalla situazione, Gramsci in qualche misura è uno sconfitto, come dicevo prima. Gramsci è in qualche misura vinto all'interno del suo stesso partito, che, come dicevo poc'anzi, vede nella sua reclusione un motivo di interesse, potremmo dire. Vuoi perché il martirio di Gramsci è qualcosa da spendere nella lotta contro il fascismo, è stato messo a morte il più grande, Gramsci, vuoi perché la sua reclusione giova a chi, molto più piccolo rispetto a lui, può diventare il nuovo leader del gruppo. Gramsci all'interno stesso del carcere è isolato, sappiamo, viene escluso dai suoi stessi compagni di carcere per le posizioni metabolizzate. La sua è una riflessione isolata, isolata e solitaria, la solitudine dei Quaderni del carcere, come anche è stata definita. Ma in qualche misura essere gramsciani, come mostra molto bene Tullio nel suo libro Il gruppo Gramsci, significa essere ostinatamente contro.
stare dalla parte di chi è contro, anche andando incontro poi a scomuniche come quella a cui è andato incontro il gruppo Gramsci a Napoli. Da questo punto di vista, la migliore immagine di Gramsci come esempio di sconfitto irriducibilmente contro ce la offre Pasolini nelle ceneri di Gramsci. No, Pasolini nelle ceneri di Gramsci. Gramsci è un esiliato. Gramsci è un esiliato in patria, essenzialmente. Chi di voi è stato sulla tomba di Gramsci a Roma, al cimitero cattolico, sa bene che Gramsci è sepolto in mezzo a stranieri. Ha una sorta di esilio post-mortem Gramsci, sepolto fra stranieri, straniero in patria, dice Pasolini nella sua poesia. Gramsci è anche uno straniero nella sua parte politica, ci dice Pasolini. Gramsci è sepolto al cimitero cattolico in un quartiere borghese, diremmo oggi, un quartiere in cui solo da lontano, dice Pasolini, verso il testaccio si sentono le incudini e i martelli dei lavoratori, è circondato da noia patrizia, dice Pasolini in quei bellissimi versi, è isolato, è solo in qualche misura. È in qualche misura la figura in cui Pasolini stesso si ritrova, come grande isolato. La mia solitudine determina la mia forza, la mia indipendenza, che è poi anche la mia debolezza, perché è la mia solitudine, appunto. Gramsci isolato, contro, e chi voglia essere gramsciano oggi è destinato in qualche misura, dal gruppo Gramsci in poi, a essere isolato, a essere contro. E Gramsci mette a tema la questione meridionale, si leggeva poc'anzi. Mi dicevi prima che adesso però è un ottimo tema 5 Stelle. Sì, io pure ho fatto un libro su Gramsci, in cui sono partito da un aneddoto. Io sono di Torino, la città in cui Gramsci passò la sua formazione, in cui ebbe, come egli lo chiama, il suo garzonato universitario, e Gramsci da sardo, appunto, da indipendentista sardo, amare i continentali, scriveva il giovane Gramsci. Gramsci vinse una borsa di studio del collegio Carlo Alberto che offriva appunto agli ex appartenenti, o meglio agli appartenenti dell'ex regno di Sardegna, quindi Liguria e Sardegna, borse di studio, ebbe modo, lui poverissimo, di andare a studiare a Torino, dove si trovò malissimo. La nebbia gelata, dice lui, era del tutto inospitale per lui che arrivava con un cappotto leggero, racconta, ma poi ebbe un'ospitalità pessima dai torinesi che appunto lo trattavano molto male. E ad oggi a Torino, nella casa in cui Gramsci abitò, in quella, appunto, in quella, in una delle zone centrali di Torino, ad oggi è stato costruito un albergo a 5 stelle lusso. Hotel Gramsci si è avuto il coraggio di chiamarlo, con la benedizione della sinistra cittadina. Io nel mio libro partivo da questo aneddoto per dire che non vi era metafora migliore per descrivere il percorso tragicomico della sinistra, che dall'eroico Antonio Gramsci in lotta per l'emancipazione universale, per i diritti dei più deboli, si era di colpo convertita all'ideale della felicità come percorso di benessere individualizzato nell'hotel a 5 stelle. Appunto Gramsci come isolato, come sconfitto, dicevo prima. Gramsci che pensa in solitudine temi che non hanno avuto grande fortuna per molti versi nella sinistra. Il tema della questione nazionale, toccato poc'anzi, è un tema che è rimasto in qualche misura l'impensato nella storia della sinistra, del marxismo. Il gruppo Gramsci è stato uno dei primi, credo, a porsi con serietà e spregiudicatezza questo tema. Cioè il fatto che essenzialmente l'Italia si è costituita su una questione meridionale irrisolta. Gramsci dice testualmente nei quaderni, oltre che nel passo che abbiamo sentito leggere poc'anzi, dice: l'unificazione dell'Italia è nata su basi fondamentalmente sbagliate. Il nord è stato una piovra, dice Gramsci, che si è appropriato del sud e l'ha schiavizzato essenzialmente. Si parlava del gruppo Napoli, no? Il tesoro di Napoli, partendo dal risorgimento, certo, una rilettura del risorgimento, che è la prima rivoluzione, la prima grande rivoluzione passiva italiana, il risorgimento, no? Dice Gramsci, l'oro di Napoli, il mistero di Napoli, com'è che Napoli, che era una delle città più ricche nella penisola italiana, di colpo si trova a essere città povera e misera? Cosa è successo a Napoli, no? La questione che solleva Gramsci, e Gramsci appunto dice che è stata l'unificazione italiana una vera e propria riforma, rivoluzione passiva, la chiama, rivoluzione passiva. Essenzialmente il nord ha
sottomesso il Sud e si è appropriato delle sue ricchezze utilizzandole come volano per far partire la storia economica e industriale del Nord Italia. Gramsci spende molti passaggi dei Quaderni del Carcere. Si diceva che anche l'unico libro autonomamente pubblicato da Gramsci sulla questione meridionale è appunto per tema questo, la questione meridionale, dove Gramsci, peraltro, siamo nel 26, essenzialmente dice la situazione di crisi in corso si può risolvere solo in due modi, o con una rivoluzione proletaria oppure con una mostruosa rivolta da parte dell'elite dominante, con una grandiosa rivolta nella violenza da parte del potere dominante, ciò che poi essenzialmente fu in Italia. E appunto nel 26 Gramsci viene ragionando su questi temi, la questione meridionale. L'Italia è nata su un'unificazione profondamente iniqua. L'Italia, già in quel testo Gramsci lo dice chiaramente, l'Italia, se può pervenire al comunismo, deve seguire una via nazionale, non può pensare di adottare il modello della Russia di Lenin, alla quale pure Gramsci va tributando fin dal 17 grandi onori, la rivoluzione contro il capitale. L'Italia ha una sua storia nazionale popolare specifica ed è per questo che i Quaderni del Carcere dedicano tanta parte esattamente alla ricostruzione, alla ricognizione nazionale popolare, come la chiama Gramsci, studiare la storia d'Italia, le sue culture, le sue tradizioni, perché la rivoluzione in Italia, se ci sarà, data la diversa temperatura storica, come la chiama Gramsci, dell'Italia, dovrà partire dalle condizioni, dal radicamento storico, culturale, tradizionale di questo paese. E appunto Gramsci tocca due temi fondamentali, credo qui, andando controcorrente rispetto alla linea poi dominante nel marxismo. Primo, l'importanza della questione nazionale, cioè il fatto che è inimmaginabile un modello unico, cosmopolitico, valido in ogni parte. La rivoluzione deve avvenire su via nazionale, a partire dalla specifica situazione italiana. Ricordo che nelle tesi di Lione del 26 Gramsci muove critiche spietate al fascismo, criticandolo per essere poco nazionale, in realtà per fare gli interessi dell'elite finanziaria e bancaria e non gli interessi della nazione italiana. Ricordo il fatto che appunto la questione meridionale ad oggi è irrisolta in Italia. Quante volte ritorna nella storia di questo paese? Quante volte riaffiora? Quante volte si fa finta che non vi sia? Ma di più, Gramsci con la questione meridionale, lasciatemi dire, anticipa i tempi rispetto a quello che oggi si sta verificando nell'odierna Unione Europea, che è essa stessa una questione meridionale irrisolta, a ben pensare. Sì, perché c'è un nord e un sud che ormai è diventato un nord e sud del mondo, dagli anni 90 che è chiaro, diciamo. Assolutamente. Se si legge con attenzione il dettato dei Quaderni del Carcere, Gramsci dice una cosa che, riletta nel quadro dell'odierna Unione Europea, dovrebbe automaticamente destare l'attenzione del lettore. Gramsci dice non soltanto l'unificazione italiana si è sviluppata nella forma di una piovrizzazione del sud ad opera del nord, ma anche, dice Gramsci, vi è stato un connotato ideologico fortissimo. Il nord ha espropriato il sud dei suoi averi e in più ha accusato poi il sud di essere un popolo di fannulloni, biologicamente inferiori, per natura parassiti. E questo, in qualche misura, questo stereotipo razzista, diremmo oggi, ritorna nell'odierna Unione Europea. Pensate alla vicenda della Grecia, no? Un popolo di fannulloni, un popolo di gente che va in pensione prima degli altri, che poi, se uno va a leggere con attenzione, c'è a questo proposito un bellissimo documentario puntuale per chi fosse interessato, intitolato Il più grande successo dell'euro, la frase tragica che Mario Monti disse a proposito della Grecia, un documentario sulla Grecia appunto, in cui si mostra come si tratti puntualmente di miti. I greci vanno in pensione dopo i tedeschi, hanno meno ferie rispetto ai tedeschi, sono tutti presupposti ideologici falsi alla prova dei fatti. Si tratta di una colonizzazione culturale, senz'altro. Culturale oggi, e di più, economica e materiale. Considerate che la Germania ad oggi sta acquistando, creare simpatie o antipatie, si tratta dell'invenzione della tradizione di Osbaum. Esattamente, ma nel caso della Grecia, se ci pensate, è una vera e propria colonizzazione manu militari, perché stanno
acquistando i tedeschi gli aeroporti, le coste greche e così via. Questo è lo scenario in cui ci troviamo oggi, 2016. Ora, chi voglia riflettere con Gramsci, io credo trovi in Gramsci, non dico tutti, perché Gramsci scrive in anni che non sono i nostri, ma trova molti strumenti concettuali per orientarsi anche nel nostro presente, e nel gruppo Gramsci pure, io credo. L'importanza della questione legata al locale, diremmo oggi. Gramsci non soltanto ci insegna il problema della questione meridionale, il problema della questione nazionale, ma ci insegna anche, credo, lasciatemi dire, l'importanza di una terza posizione rispetto alle due oggi dominanti nel quadro dell'odierna Unione Europea. Abbiamo per un verso l'ideologia globalista dell'universalismo a tutti i costi, ci vuole più Europa, ci vuole l'Europa unita, quale che sia il costo che concretamente ciò implica nella vita quotidiana di chi lavora, ideologia falsamente universalista da una parte, e dall'altra il risorgere dei nazionalismi senza spirito universalista, no? Quelli che cavalcano l'onda appunto dell'uscire dall'Europa per rincarare la dose dei nazionalismi. Gramsci ci insegna una terza posizione, che non è né quella falsamente, astrattamente universalista, quella oggi difesa appunto dai banchieri e da coloro che, per parlare di cose molto odierne, si oppongono alla Brexit, per dirne una, i grandi esponenti della finanza globale, le banche, per dire concretamente, nomi e cognomi, e dall'altra parte la posizione dei nazionalismi ciechi, ottusi. Gramsci ci insegna esattamente che il solo modo possibile di essere dell'universalismo, dell'internazionalismo, come dice la parola stessa, non è lo scavalcamento delle nazioni e l'annientamento delle culture nazionali, ma è un rapporto fra le nazioni. Internazionalismo, come suggerisce anche la parola latina, significa rapporto internationes, non distruzione delle nazioni in nome del mercato unico. Significa rapporto fra le parti plurali che, senza smarrire la loro pluralità, si relazionano fra loro come parti di una totalità. E questa è la soluzione che Gramsci ci insegna a vedere. Contro quindi l'internazionalismo cieco della mondializzazione, contro i nazionalismi acefali risorgenti. Questo è ciò che Gramsci mostra a chi abbia il coraggio, come ha fatto il gruppo Gramsci in quegli anni, come ha fatto Tullio nel suo libro, di leggere e rileggere la sua pagina. Gramsci ce lo dice testualmente nei Quaderni del carcere. Abbiamo bisogno di una lettura che non stacchi le singole citazioni e faccia collage, abbiamo bisogno di una lettura critica, dice Gramsci, che segua il leitmotiv, che segua il ritmo del pensiero in sviluppo. E la grandezza del ritmo del pensiero in sviluppo di Gramsci sta poi qui, anche, nella capacità di tenere insieme particolare e universale, nazione e internazione. Questo è il punto fondamentale, il rapporto fra le parti e la totalità, l'errore fondamentale. I protagonisti di queste vicende, gli argomenti di cui si parla, cioè l'Europa dei popoli o l'Europa del mercato, l'unione che si è fatta, è piuttosto, è un argomento molto, molto complesso che peraltro io credo stimoli e susciti emozioni che vanno al di là del ragionamento, stimolano davvero... Non è comprensibile fino in fondo, è un discorso molto delicato, secondo me. Sì, chi ha oggi paura, ad esempio, a usare la parola popolo, subito connotata come nazionalista, populista e quant'altro, si rilegga pacatamente i Quaderni del carcere, come sa anche Tullio. Continuamente compare il lemma nazione, popolo-nazione, popolo-massa, no? L'idea del popolo... Senza coscienza. Il popolo, le masse... Il tema le masse, il grande problema dei Quaderni del carcere è quello di far uscire le masse dalla passività. Gramsci ha come modello quello della Chiesa Cattolica. La Chiesa è l'unica istituzione in Italia, dice Gramsci, che ha saputo andare alle masse. Croce e Gentile, che sono gli altri grandi modelli di Gramsci, non sono in grado di andare alle masse. Restano elitari, esempi degli intellettuali italiani separati dal popolo. La Chiesa Cattolica ha saputo andare alle masse, bisogna fare come la Chiesa Cattolica, ma con una differenza fondamentale. La Chiesa Cattolica è andata alle masse per tenere le masse, per tenerle nella loro semplicità. Si tratta invece di favorire quello che Gramsci
nei quaderni del carcere chiama il progresso intellettuale di massa, cioè innalzare culturalmente le masse, renderle consapevoli, critiche. Cioè, il concetto di ecclesia, che nella democrazia greca era assemblea, che da cui poi è diventato chiesa, da cui poi è diventato, occhio che l'italiano qui ci ha abbandonato. No, però il concetto è comune, il punto di partenza è comune, cioè l'assemblea, la discussione, la partecipazione, il dialogo.